Un'altra giornata ricca di sport in questo venerdì, dove abbiamo vissuto il ciclismo, abbiamo vissuto il tennis, soprattutto con la grandissima vittoria di Jannik Sinner in 3 set su Gilles Simon, ed è quello che vi voglio parlare in questo video, mentre domani mattina probabilmente parleremo un po' di quella che è stata, insomma, una brutta giornata al Giro d'Italia. Una giornata piena di polemiche, una giornata che chiaramente non ha lanciato un bel messaggio al ciclismo intero, non soltanto al Giro d'Italia. Veramente tante polemiche, una brutta figura purtroppo fatta dal Giro d'Italia, che va un po' a vanificare tutti gli sforzi che gli organizzatori avevano fatto per portare fino a questo punto il Giro d'Italia. Comunque, ne parleremo domani mattina. Ma che vittoria oggi! Che vittoria da parte di uno Jannik Sinner che veramente oggi ha vinto di carattere, ha vinto di voglia, ha vinto di grinta. Oggi ci voleva quella alla fine, perché contro un avversario che dal secondo set veramente ha sbagliato poco, che sembrava a un certo punto anche difficilmente scalfibile, molto solido. Sappiamo, insomma, quanto Simon sia un giocatore difficile da affrontare per le sue trame, per la sua solidità, perché è un giocatore che ti distrugge un po' le tue dinamiche offensive, i tuoi schemi offensivi, ti distrugge un po' il gioco, ti fa giocare male. Simon, il fatto che Jannik abbia vinto la partita in questo modo è veramente qualcosa di estremamente importante, perché era sotto 2-0, poi ha chiuso nonostante qualche difficoltà, e anche lì comunque è un cenno di crescita, perché tante partite Jannik ha avuto un po' il braccino prima di chiudere, invece stavolta, nonostante qualche difficoltà, l'ha chiusa, ha reagito alla grande dopo il secondo set perso malamente. E soprattutto, appunto, è riuscito anche ad ottenere un po' di continuità anche sotto rete, cosa che, insomma, è sempre da sottolineare in una partita di Jannik Sinner. Quindi, insomma, veramente una bella vittoria su tutta la linea, perché soprattutto arriva in questa maniera. Chiaramente ancora c'è da fare un bel percorso, c'è da continuare percorrere la strada che comunque è stata intrapresa, continuare a percorrerla in maniera umile, serena, tranquilla, perché è questo, insomma, che alla fine Jannik deve fare: deve continuare a crescere con grande serenità, senza tanta pressione, anche incappare magari in qualche periodo in cui le cose non funzionano, perché fa parte della normalità delle cose, soprattutto se si tratta, appunto, di un giocatore ancora che si deve formare, di un giocatore inesperto che a questi livelli soprattutto deve farsi le ossa. Comunque, appunto, io ribadisco che avrei preferito facesse un altro tipo di percorso per arrivare alla classifica a cui è arrivato, e per arrivare alla sua seconda semifinale a livello ATP. Ormai è arrivato in maniera, diciamo forzata, con tante spinte, diciamo, a questa posizione classifica, che chiaramente si è meritato anche lui, ma ci è arrivato anche con tanti aiutini provenienti anche da qualche invito di troppo, da qualche wildcard di troppo. Però, insomma, ormai la strada è segnata, diciamo, e di conseguenza, insomma, continua a migliorare partita dopo partita. Chiaramente è importante misurarsi contro grandi avversari e a certi livelli, però per me sarebbe stato importante anche fare un pochino più di gavetta, magari come ha fatto anche Lorenzo Musetti, che l'abbiamo visto entrare dalla porta principale anche a livello ATP, perché comunque, appunto, facendo una certa gavetta,
Poi certe cose vengono da sé anche implementando il livello piuttosto che provocare il fatto che un giovane giochi un tot di partite ATP per poi raggiungere un certo livello. Comunque, appunto, Jannik oggi ha veramente vinto una grande partita, soprattutto a livello mentale, della cosa che oggi mi rende più fiero e più orgoglioso di Jannik, proprio questa grande solidità e questa grande voglia di prendersi la partita. Appunto, con calma si può continuare anche a limare i difetti, continuare a migliorare e io ne sono convinto che Jannik voglia continuare proprio ad implementare il suo livello, nel suo atteggiamento, nel suo DNA il fatto di lavorare per crescere sempre di più e per ottenere sempre maggiori soddisfazioni. Oggi mi è piaciuto a tratti, per esempio, al servizio. Col rovescio ha regalato qualche cosina in più, col dritto ha sfondato, probabilmente insomma era proprio la diagonale di dritto incrociata, dritto in cross che Simone avrebbe sofferto di più. E comunque riuscire a scalfire un francese che aveva messo il pilota automatico è qualcosa veramente di notevole per il nostro Yannick Sinner. Fatemi sapere voi invece nei commenti che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E a questo punto, arrivederci ragazzi, al prossimo video.